buonasera, vi presento in anteprima la nuova Rio, lo schermo che è 7 pollici, chiaramente da qui possiamo andare anche a far vedere, vi faccio vedere il mirroring che ormai abbiamo a disposizione su questa vettura. Faccio la prova col mio smartphone, chiaramente Apple CarPlay ormai automaticamente riconosce lo schermo, riconosce il sistema di navigazione, riconosce automaticamente l'Apple CarPlay. Per Android Auto chiaramente bisogna andare a scaricare l'applicazione Android Auto e poi installarla sul dispositivo e poterla sincronizzare con il dispositivo stesso della vettura. Come vedete ci esce già l'icona Apple CarPlay, andiamo a schiacciarla e ci riproduce quello che è il mio smartphone, quindi tutto quello che ho in questo momento me lo riproduce direttamente sul dispositivo, permettendomi chiaramente anche di poter fare una telefonata direttamente dal classico sistema che troviamo sul volante, che ci permette praticamente di poter interpellare i Siri e quindi praticamente ci permette di poter fare una telefonata automaticamente senza toccare il telefono, anche perché un'altra cosa che ci hanno spiegato chiaramente che è un valido apporto è quello di un ripiano proprio per sopra la presa USB, che ci permette di posizionare il telefono con molta facilità e senza andare a intaccare lo spazio sottostante che troviamo sulla nostra console centrale. Per esempio, ci tengo anche a dire, proprio per l'esempio che vi stavo andando a fare, è quello di WhatsApp per esempio legge i messaggi ma non li invia. Quello invece ci permette di fare, per esempio, è Spotify con molta difficoltà, diciamo che casa di Cupertino, la Apple ci ha concesso di mettere, anche perché chiaramente sono i principali competitor con il nostro iTunes, chiaramente, quindi però per gli scarichi che ci sono e la possibilità chiaramente di poter sentire la musica in streaming, chiaramente hanno dovuto per forza inserire anche Spotify sul mirroring, quindi sulla possibilità di averlo a disposizione sul nostro Touch Fly. Chiaramente vi illustro ora mandando un messaggio, quindi ora vediamo di far scrivere un messaggio al nostro dispositivo. Scrivi messaggio. A chi vuoi inviare il messaggio? Ettore Abbate. Piacente, non ho capito. A chi vuoi inviare il messaggio? Ettore Abbate. In questo caso sto prendendo il collega. Ok, che... cosa vuoi scrivere a Ettore Abbate? La prova della Kia Rio è perfetta, funzionale, un'ottima vettura. Ecco il messaggio. Dice, la prova della Kia Rio è perfetta, funzionale, un'ottima vettura. Vuoi inviarlo? Invia. Invio il messaggio. Non capisco perché, forse perché non ho più l'applicazione, non ho più il credito disponibile, perché l'applicazione ancora di My Vodafone non mi ha aggiornato, però comunque il dispositivo funziona e vi posso assicurare che dalle mappe alla riproduzione della musica alla chiamata, quindi possiamo anche contattare in diretta il mio collega e farvi vedere la funzionalità anche col telefono. Chiaramente questa qua è la console che abbiamo a disposizione, che prevede per esempio questo qua, è quello che ci permette di interpellare Siri, come ho fatto in questo momento, andando a cliccare questo tasto ci aiuta Siri a decidere quello che vogliamo fare. Chiaramente da non qui... so se ho capito bene. Ok, perfetto. Da qui troviamo i tasti per aumentare e abbassare il volume della radio. Queste qua le stazioni radio. Chiaramente vi ricordo che questa è una radio digitale, quindi andiamo a sostituire anche la classica radio FM di una volta con una radio digitale,
i due tasti che ci permettono con la connessione Bluetooth o con la connessione come siamo in questo momento col mirroring di accettare la chiamata o rifiutare o chiudere la chiamata. Invece da questo lato abbiamo il primo tasto che ci aiuta a entrare sul sistema Supervision Cluster da 3,5 pollici che ci permette di andare sul setting della vettura, quindi praticamente dalla regolazione del driving assist, quello che vi ho appena detto, la RASPAC, dove ci dà la autonomous emergency braking, quindi la frenata emergenza automatica, e il forward collision, che è praticamente il radar pack. Poi abbiamo qui la possibilità di entrare sulle porte, quindi bloccare automaticamente le porte o sbloccarle automaticamente. Le luci, quindi possiamo andare a decidere di l'apertura automatica delle luci e anche al momento in cui andiamo ad aprire la vettura dall'esterno, e tutto quello che riguarda i servizi di taglianti, e poi tutto quello che riguarda il linguaggio e resettare tutte le impostazioni direttamente da qui, considerando che questo è quello che ci permette direttamente da questo tasto. Da qui invece abbiamo lo speed limiter, che ci permette di attivare il cruise control e il limitatore di velocità. Quindi da questo tasto andiamo a inserire il cruise e ci regoliamo direttamente la velocità, chiaramente da fermi non ce lo permette di fare. Il limitatore invece è quello che ci permette di limitare la velocità, e come vedete io da chiaramente la regolazione aumento o diminuisco il limite di velocità che voglio andare a impostare. Chiaramente questo qua è il tasto che ci permette di entrare nei comandi e di dare l'ok ai comandi che vogliamo fare. Questo tasto qui praticamente quando siamo al momento di andare a resettare i dati che vogliamo, ci resetta automaticamente da questo tasto. Chiaramente, come dicevo, qui abbiamo nelle due palette che abbiamo anteriormente al volante, abbiamo un sistema con l'automatico per i tergicristalli. Un sistema automatico per i tergicristalli, e la stessa cosa sulla parte sinistra abbiamo l'accensione automatica delle luci.